Chobet Comics, credo sia indubbio affermare che in questo nuovo secolo, a partire dai primi anni del 2000, il genere horror che si è più imposto all'attenzione mediatica, che è più diventato inflazionato, sdoganato e anche di successo, è quello delle storie con gli zombie, con i non morti, con degli esseri umani che in qualche modo, dopo essere morti, ritornano alla vita. Ce ne sono di varietà praticamente infinite, ci sono tantissime storie, buone, meno buone, orribili, ma insomma lo zombie è divenuto il canone per eccellenza dell'horror. Se volete una prova tangibile, pensate a quali sono le due serie TV più di successo di questi tempi. Abbiamo The Walking Dead della AMC, ispirato a un fumetto di cui anche trattiamo, di cui parliamo assieme, un fumetto incredibile, un fumetto image, che ha come, diciamo, tema fondamentale, ma in realtà è un tema di sfondo, e qua ci arriviamo sul senso dello zombie come strumento narrativo, non come, diciamo, perno della storia in sé. Appunto, Walking Dead, i morti che camminano, abbiamo gli zombie, ma pensate anche alla serie di cui più stiamo parlando in questi giorni, anche a causa di alcuni leak, che è la serie più di successo in assoluto, sia Game of Thrones, il gioco di spade, il trono di spade qui da noi in Italia. Non sono abituato al titolo italiano. E alla fine questa storia, che è un fantasy medievale incredibile, io sono un fan della prima ora dei libri, delle cronache del fuoco e del ghiaccio. E alla fine che cosa stiamo vedendo? Anche qui ci sono gli zombie, anche qui il nemico è la morte, la sfida è tra vita contro morte, luce contro oscurità, quindi i non morti, gli zombie, i White Walkers che hanno queste legioni di zombie. Chissà se il grande è compianto, l'ho già ricordato una volta, lo ricordo nuovamente perché per me è stato formativo, il grande maestro Romero, che è quello che ha reso, appunto, ha creato il canone cinematografico dello zombie. Avrebbe mai potuto immaginare che questi personaggi orrifici sarebbero mai potuti divenire così mainstream, così famosi. Lui, che invece ci teneva molto a creare qualcosa di suo, qualcosa di artigianale, qualcosa che fosse anche di nicchia. Ma questo è un altro discorso. Tutta questa premessa perché? Perché oggi torniamo a parlare di un fumetto Image Comics portato in Italia da Salda Presa, al quale sono molto affezionato, al quale mi sono appassionato progressivamente, al quale sono arrivato quasi per caso, spinto dal nome dello sceneggiatore che ho conosciuto per i suoi lavori in DC Comics, e che è questo qui, Revival. In mano ho il volume 5, intitolato In acque oscure. È un fumetto, un noir rurale viene definito, scritto da Tim Seeley e disegnato da Mike Norton. Insieme sono i due co-creatori del titolo. Di cosa parla questo revival? Ne abbiamo già parlato sia in forma testuale che in forma di video recensione. Facciamo una breve sinossi per chi magari si sta connettendo per la prima volta a questo titolo, sta conoscendo per la prima volta questa serie. Praticamente è una storia rurale americana che si svolge in Wisconsin, in quella parte, in una di quelle parti dell'America più antica, rimasta un pochino più in una fase anacronistica, dove può succedere di tutto, dove ci sono queste cittadine che sono un po' fuori dal mondo, che si amministrano da sé, delle quali magari sapremo solo quando e se accadrà qualcosa di clamoroso che rimbalzerà sui media nazionali e poi internazionali. Se no, ci sono tanti di quei paesini dell'America, del cuore dell'America, il cuore nascosto dell'America, dei quali non sapremo mai nulla. Non è l'unico fumetto, non è l'unica storia che ci racconta di questi posti dimenticati da tutti dove può succedere qualcosa. Di recente abbiamo parlato di Postal, pensate a Southern Bastards. Pensate a. Ce ne sono davvero tante. E quindi è facile ambientare, creare delle storie pazzesche, delle storie inverosimili in queste terre di nessuno. E in questo caso Seeley e Norton scelgono di far avvenire qualcosa di clamoroso, qualcosa che cambierà per sempre questa piccola realtà, così come la grande realtà degli Stati Uniti entro i quali si svolge questa storia. Un giorno come tanti, non è l'incipit degli Avengers, ma un giorno come tanti, avviene che un numero imprecisato di persone defunte, defunte in momenti svariati del tempo, quindi
10 anni fa, come anche il giorno prima, di sesso variabile, eterogeneo, di età eterogenea, risorgono così. Di punto in bianco, tornano in vita così come li avevamo lasciati. E questo giorno viene definito come giorno della resurrezione. Immaginate quindi, qua siamo al volume 5, quindi vuol dire che ce ne sono stati altri 4. Immaginate quante cose possono essere accadute e come il gioco si sia fatto sempre più grande, in un mistero crescente, un mistero grande che si espande, che non sembra trovare ancora soluzione, ma che anzi ci porta spesso, gli autori ci portano spesso in tanti piccoli, piccoli ciechi. E i protagonisti sono tanti, un cast molto grande, questo è uno dei grandi punti di forza di questa serie e dello sceneggiatore in questo caso che riesce a gestire così tanti personaggi e in maniera intelligente, in maniera coerente, non si dimentica nulla, riesce poi piano piano a intrecciare tra loro tutti i filoni narrativi e nessun personaggio sembra buttato lì per caso, anche se a volte, essendo un mistero ancora in via di risoluzione, ci chiediamo ma questo chi è, ma cosa vuole, ma cosa serve? È normale, quello che sono domande, sono interrogativi che gli autori vogliono che il lettore si faccia. I protagonisti principali sono Dana Cypress, che è lo sceriffo, il vice sceriffo di questa città, suo padre che è lo sceriffo, sua sorella che è una risorsa, una risorta, e altri personaggi che piano piano si connettono a questo nucleo centrale. Quindi c'è il figlio della protagonista che è divorziata, quindi ha un ex marito, avrà un nuovo interesse amoroso, ci c'è una famiglia al centro di tutto, come in tantissime storie americane, una famiglia attorno alla quale girano e si muovono tanti altri personaggi, alcuni benigni, alcuni maligni e altri non bene identificabili che sveleranno le loro carte nel prosieguo della storia. Ne sono successe di tutte. Quello che vogliamo scoprire è come sono risorti questi morti. Ma è questo veramente ciò che gli autori ci vogliono raccontare? Noi siamo portati naturalmente a voler scoprire la verità, ma perché vi dicevo che lo zombie molto spesso, come in The Walking Dead, è un pretesto? Perché sì, lei sfrutta il fatto che i morti siano tornati in vita, quindi ritornando anche nella vita di coloro che sono restati, che sono andati avanti in qualche modo, per evidenziare in una situazione di stress estremo, di una vicenda assolutamente insolita, irreale, che nessuno mai avrebbe potuto credere che sarebbe potuta mai avvenire, le reazioni degli uomini e anche le interrelazioni degli uomini. Come reagisce l'uomo, inteso come singolo, come reagisce la società? E quindi diventa tutta una scusa, un pretesto per raccontare in realtà tutti gli aspetti più sociologici, più politici, più religiosi di questa società che è un po' diciamo, lo stereotipo, il sample, il campione della società americana più grande. E quindi è questo il punto di forza. Non ci interessa poi alla fine scoprire il mistero, anche se poi ce lo diranno e ce lo devono dire e non ci devono deludere sul più bello. Ma la cosa interessante è come gli autori si muovono, poi spaziano, vanno ovunque con tanti personaggi, aggiungendo sempre progressivamente in maniera cadenzata, in maniera intelligente, nuova carne al fuoco, così che non si crei un fumo che non ci fa capire più niente, ma che piano piano il nostro piatto sia sempre pieno. Bella questa metafora, l'ho inventata adesso. E quindi vedrete come cambia il registro narrativo. Questo quinto volume non è nemmeno uno dei migliori, il quarto era migliore, però in sostanza la narrazione è sempre su buoni livelli. In questo volume si tralascia un po' l'aspetto un po' più fantascientifico della storia e si va verso una direzione un po' più mistica, un po' più spirituale, ma cambieranno sempre le carte in tavola fino a che non avremo la soluzione definitiva, fino a che questa storia, che si sta inevitabilmente portando verso la sua conclusione, ci darà le risposte definitive. In coda una breve menzione a Norton, che non è il disegnatore più bravo in assoluto, che non è quello che ricorderete mai, è un disegnatore classico, un buon mestierante, ha un suo stile particolare, molto preciso, molto pulito, molto elegante, ma non è un maestro della non arte, ma ha un grande merito, sa far recitare i personaggi. Osservate come cura la recitazione dei personaggi. Come i piccoli gesti, le micro espressioni del volto, il movimento degli occhi, guardate gli occhi, le mani, e in questo è bravissimo, ci fa entrare così nella storia, ci rende più umani i personaggi in una situazione paradossale che inevitabilmente in qualche modo ci saprà appassionare. Revival volume 5, In acque oscure, ciao Bad Comics.